Buonasera dal TG6. Questa sera apriamo con la cronaca. Il corpo di una donna di oltre 80 anni è stato recuperato questa mattina nel tratto di mare antistante lo stabilimento Croce del Sud a Pescara. Intorno alle 9 è stato visto fluttuare in acqua da alcune persone che hanno subito lanciato l'allarme. Portata a riva per la donna non c'è stato nulla da fare. I medici del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso. Sul posto anche gli uomini della Capitaneria di Porto e la Polizia che si sono occupati degli accertamenti. Intervenuto anche il medico legale per l'ispezione cadaverica, la donna pescarese era vestita, motivo per cui non si esclude tra l'altro l'ipotesi di un suicidio, non è stata riscontrata la presenza di segni di violenza. Il direttore generale di Abruzzo Engineering, la società in house della regione Abruzzo, assicura che gli stipendi saranno pagati e che entro la prossima settimana sarà sottoscritto il contratto di servizio. Questo in replica alle dichiarazioni del presidente della commissione di sorveglianza Mauro Febbo. Ci dice tutto Daniele Rosone. È botta e risposta su Abruzzo Engineering tra il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo e il direttore generale della regione Abruzzo Cristina Gerardis. Il consigliere regionale Febbo aveva denunciato la situazione di stallo degli stipendi dei lavoratori, ad oggi ancora non erogati e ad un anno dall'acquisizione delle quote di Selex da parte della regione e a 7 mesi dall'istituzione del direttorio. Il 31 agosto, lo ricordiamo, è prevista la scadenza per la liquidazione, ma ad oggi persistono i problemi per gli stipendi. Parliamo di aprile, maggio 2016. Giugno, mentre esiste un contenzioso con l'INPS per le mensilità di giugno, luglio e agosto 2015, tredicesima compresa. Immediata la replica del direttore generale Gerardis che afferma che la prossima settimana è convocata un'assemblea. In quella sede ci sarà il contratto da parte di tutti i soggetti interessati al rilancio di Abruzzo Engineering. Secondo la Gerardis si sono sbloccati gli stipendi per i 120 dipendenti, a breve ne arriveranno altri. Inoltre è stato approvato lo schema di contratto di servizio che verrà approvato in questa settimana ed è pronto il disegno di legge sulla patrimonializzazione della società. Ad oggi l'importo delle risorse già in cassa della regione trasferite dalla struttura tecnica di missione è di 5,3 milioni di euro per le attività di Abruzzo Engineering legate alla ricostruzione post-sisma dell'Aquila. In realtà, dice la Gerardis, la giunta regionale martedì 28 giugno ha approvato con delibera il modello di contratto di servizio tra la regione e la società in house. Inoltre sono state corrisposte, dice, le retribuzioni di aprile, regolarizzati tutti gli adempimenti previdenziali di aprile e maggio. Con riguardo, scrive ancora, alle restanti retribuzioni di maggio e giugno, la sottoscrizione del contratto consentirà nella prossima settimana di corrispondere integralmente, antenendo conto che, dopo l'abbreviazione del contratto di servizio, è possibile l'emissione delle fatture alla Regione, che già dispone in cassa delle risorse finanziarie erogate per le attività della ricostruzione. Da ultimo, dice ancora la Gerardis, non posso che esprimere soddisfazione per l'evidente corrispondenza di intenti del consigliere Febbo con le iniziative della maggioranza in ordine alla patrimonializzazione della società. Il disegno di legge è già stato predisposto, sottoscritto e depositato in consiglio. Ora è compito di quest'ultimo trasformarlo quanto prima in legge. Nessuna inerzia dunque da parte del governo regionale che anzi, conclude, sta rispettando il cronoprogramma che si è dato con puntualità e attenzione, pur nell'estrema complessità anche sotto il profilo giuridico della situazione. Restiamo all'Aquila e parliamo di posti di lavoro. La H3G revoca l'unica commessa del call center e a rischio ci sono molti lavoratori assunti nel post terremoto. Si mobilita il web per dare solidarietà a tutti gli operatori. Il 18 luglio scadono anche le ferie forzate. Vediamo. Save col Santa Raccù è la nuova campagna lanciata all'Aquila sui social. I lavoratori, ma non solo, ci mettono la faccia e arrivano su Facebook tante foto da tutto il mondo per esprimere solidarietà ai lavoratori. In poche ore moltissimi like e tantissime foto postate. L'obiettivo è dare sostegno ai 234 lavoratori aquilani dei call center Globe Network che rischiano il posto di lavoro. Un'avvertenza difficile quella del call center aquilano, a cui la società di telefonia mobile H3G ha disdetto l'unica commessa a causa del debito erariale di 4,5 milioni di euro contratto dal fornitore. Dal 30 giugno i lavoratori sono in ferie forzate e questo sino al 18 luglio. Il loro destino passa per due aspetti. Il 13 luglio il Tribunale di Milano dovrà pronunciarsi sul ricorso contro H3G presentato dall'amministratore di Globe Network che vuole evitare che all'azienda sia tolta la commessa. D'altra parte la 3G non vuole fare passi indietro e sta cercando invece un nuovo gestore con l'impegno però a mantenere l'attuale personale. I 234 lavoratori sono stati assunti, lo ricordiamo, dopo il terremoto del 2009. A tenere i fili della vicenda a livello politico sia la senatrice del PD Stefania Pezzopane che il vicepresidente della regione Giovanni Lolli.
Anche il comune dell'Aquila è stato investito del problema dopo che i lavoratori hanno presidiato l'ultimo consiglio comunale, ottenendo un incontro con i capigruppo consigliari che dovrebbe tenersi a brevissimo giro. Ora la pagina sindacale. La FAIS CISL, la FLAI CGL e la FIL BWIL regionali hanno proclamato per la giornata di domani, 5 luglio, uno sciopero di 8 ore con presidio di circa 100 dipendenti dei consorzi di bonifica davanti alla sede della Regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara dalle 10 alle 12.30. Le motivazioni della protesta sono contenute in una lettera inviata nei giorni scorsi al presidente della Regione Luciano D'Alfonso. Dopo 18 mesi di negoziati infruttuosi, afferma il segretario regionale FAIS CISL Maurizi, si è bruscamente interrotto il tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale, stop che ha costretto le organizzazioni sindacali a proclamare un pacchetto di scioperi prima a livello interregionale e successivamente, nel caso perdurasse l'atteggiamento di totale chiusura dello SNEBI, a livello nazionale. A Pescara la Giunta Alessandrini ha presentato questa mattina al Palazzo di Città il bando per il recupero delle periferie cittadine. Paolo Renzetti. Sindaco Alessandrini, partirà a breve questo importante progetto di recupero delle periferie, dei quartieri periferici della città di Pescara. Come mai questa idea e come è nata e come si svolgerà? Questa idea nasce dal fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha previsto con un decreto di fine maggio 500 milioni per le periferie italiane, per la loro riqualificazione e la loro sicurezza. Questo significa attenzione alle infrastrutture immateriali, una strada per intenderci, ma anche alle infrastrutture materiali, che significa che se tu riqualifichi un immobile del patrimonio pubblico è opportuno che poi lì si svolgano funzioni e servizi che siano utili e percepiti per la cittadinanza. Periferie però devono essere riguardate non solo come luoghi in cui frenare fenomeni di degrado e marginalizzazione, ma anche con il clima globale di terrore in cui viviamo questi tempi, devono essere viste con attenzione. Nel concreto, dove e come andrete ad intervenire? Noi vogliamo, partecipare a un bando e vogliamo vincerlo. Per farlo c'è bisogno di individuare una serie di aree degradate, cosa che facciamo. Noi sappiamo quali sono le periferie di Pescara, con l'idea di organizzare un sistema di interventi che siano in qualche modo coerenti fra loro. O la metafora potrebbe essere quella della matriosca o della cipolla, a seconda che vi piaccia la Russia o altro, e cioè una serie di interventi che sono legati fra loro, che sono in grado di estendersi, proprio perché noi possiamo ambire a partecipare, prendere fino a 18 milioni. Sono contributi appunto pubblici, contributi governativi, ed è opportuno naturalmente presentare un progetto di più alta qualità possibile per essere competitivi. Restiamo a Pescara e parliamo di stagione balneare. Le presenze sotto gli ombrelloni sono ai minimi storici a Pescara. È indispensabile intervenire subito perché le disdette, le mancate prenotazioni per la stagione 2016 fioccano. È il grido d'allarme lanciato dal responsabile nazionale di CNA Balneatori, Cristiano Tomei. Sotto accusa l'effetto domino prodotto sui mercati turistici interni e internazionali dalle notizie sullo stato di salute delle acque di balneazione cittadine, sottoposte a un'eterna altalena di divieti e notizie rassicuranti. A metà aprile, ricorda Tomei, proponemmo al presidente D'Alfonso di istituire un'autorità per la lotta all'inquinamento, un potente strumento in grado di comunicare un attivismo esercitato su più fronti, dalla repressione degli scarichi abusivi nei nostri fiumi alla messa in efficienza dei depuratori, mettendo insieme tutti i soggetti interessati alla salvezza delle nostre acque di balneazione. Di tutto ciò però non si è colta l'urgenza contenuta in quel nostro messaggio. È ancora possibile fare qualcosa, chiude Tomei. Chiediamo alla Regione di convocare immediatamente le organizzazioni datoriali del turismo e predisporre un piano di interventi che coinvolga l'amministrazione comunale di Pescara. Secondo la classifica del Censis, proprio male vanno le università abruzzesi di L'Aquila, Chieti e Pescara. L'unica a salvarsi è quella di Teramo. Vediamo. Una classifica del Censis analizza le università abruzzesi e secondo i dati relativi all'anno accademico in corso 2015-2016, gli Atenei dell'Aquila e di Chieti Pescara sprofondano sotto la classifica dopo le università più grandi. Va meglio invece all'Università di Teramo, che si piazza in quarta posizione nella classifica dei piccoli Atenei, mentre per quanto riguarda la ricerca, male per tutte le università abruzzesi.
L'Ateneo dell'Aquila e Chieti Pescara sono inserite nel Censis nella graduatoria delle grandi università, quelle riferite ad Atenei che contano tra i 20.000 e i 40.000 iscritti. Sul podio Perugia, Pavia e l'Università della Calabria. L'Ateneo dell'Aquila in questa classifica si colloca terzultimo con 76,6 punti, mentre Chieti Pescara penultima. Peggio di loro solo l'Università di Napoli. L'analisi si riferisce anche a strutture e servizi e analizzando i dati il punteggio più basso per l'Aquila è relativo alle strutture e servizi. Chiaramente l'Ateneo Aquilano conta ancora i danni relativi al terremoto che ovviamente hanno portato ad una ricollocazione, dunque la parte logistica è senz'altro segnata e penalizzata da questa vicenda, anche se c'è da dire che l'Ateneo pian piano sta recuperando le sedi originarie. Per quanto riguarda invece l'internazionalizzazione, meglio l'Aquila rispetto alla D'Annunzio, anche se la distanza con altre università italiane è molto profonda ancora. Risultati più positivi invece arrivano per l'Ateneo di Teramo, che si piazza al quarto posto nella classifica dei piccoli Atenei, quelli cioè che non superano i 10.000 iscritti. Il Censis, nella sua analisi, ha dato un posto speciale poi alla ricerca scientifica. Su 50 università nell'area di ricerca delle scienze matematiche e informatiche, l'Aquila è tredicesima, Chieti Pescara penultima. Ultima, nell'area delle scienze fisiche su 41 università, l'Aquila è 34esima, nelle scienze chimiche 32esima, terzultima nelle scienze biologiche e anche per la ricerca e scienze mediche male anche Chieti Pescara in questo campo. Interessante il dato nel cantiere più grande d'Europa, nella ricerca nell'ambito dell'ingegneria civile e dell'architettura, l'Aquila è al 17esimo posto su 41 facoltà, per le materie umanistiche al 39esimo posto. Le università nel loro complesso sono state giudicate in base a 5 parametri. I servizi, come per esempio le mense, i pasti, il numero di posti letto per gli iscritti da fuori regione, le borse e contributi, ovvero la spesa degli Atenei degli enti del diritto allo studio per interventi a favore degli studenti, le strutture, con punteggi assegnati in base ai posti disponibili nelle aule, nelle biblioteche e nei laboratori, infine il web, con punteggi ai siti internet degli Atenei, in base a 86 indicatori, dalla funzionalità ai servizi online, per esempio l'iscrizione e pagamento tasse, passando per l'accessibilità e la presenza di informazioni in lingua straniera e poi l'internazionalizzazione, ovvero il numero degli iscritti stranieri, gli studenti che hanno trascorso un periodo all'estero per studio e tirocinio, spesa a favore della mobilità internazionale. Nelle due giorni della città Valfino, tenutasi venerdì e sabato scorsi, il vicepresidente della regione Giovanni Lolli ha annunciato che il territorio delfino sarà area di crisi, destinata dunque a specifiche agevolazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Ci dice tutto Andrea Costantini. Si è chiusa sabato scorso la due giorni della vetrina della città Valfino, che si è tenuta nel centro storico di Castiglione Messer Raimondo. Una manifestazione condita da stand e da esibizioni delle principali associazioni e realtà produttive della vallata, ma che soprattutto è stato un momento di confronto e dibattito sulle potenzialità di un territorio che deve puntare ad una visione unitaria dei sei comuni di Castiglione, Arsita, Bisenti, Montefino, Elice e Castilenti. Venerdì si è parlato della comunanza di interessi nella vallata e della cooperazione fra Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, la riserva dei Calanchi di Atri e l'area marina protetta del Cerrano, tre organismi sul fronte ambientale che sono vicini o insistono su questo territorio. Sabato la discussione si è concentrata sulle concrete opportunità fornite dall'integrazione dei comuni. Tra gli interventi, quello del vicepresidente della regione Giovanni Lolli e quello del consigliere regionale e facilitatore delle aree interne Luciano Monticelli. Proprio dall'intervento del vicepresidente Lolli è arrivata la notizia più importante: il prossimo riconoscimento della Valfino insieme alla decennia area Vestina come area di crisi destinataria di specifiche agevolazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. L'anticipazione dunque di un provvedimento che a breve sarà ufficializzato. Il riconoscimento come area di crisi è un'ulteriore buona notizia per questo territorio che si aggiunge al piano straordinario di manutenzione della viabilità dell'importo di 8,5 milioni di euro approvato nel Masterplan, ha dichiarato a proposito il consigliere regionale Monticelli. La città Valfino ne ha un gran bisogno viste le chiusure che hanno colpito il suo comparto produttivo negli ultimi anni. Ora bisognerà lavorare perché le risorse vengano messe presto e bene a disposizione di progetti lungimiranti. Questo dimostra ancora una volta che, come hanno detto tutti gli intervenuti al dibattito e in particolare i docenti universitari, per raggiungere questi traguardi è necessario che i comuni sappiano fare squadra. La costruzione della città Valfino deve proseguire con decisione e coraggio. Una domenica senza acqua ieri per i cittadini di Ripateatine, allora il sindaco Ignazio Rucci si rivolge all'AGA. Vediamo.
Sindaco, quella di ieri è stata una giornata difficile a Ripateatina sul fronte dell'acqua, siete rimasti per parecchie ore senza poter erogare acqua dai rubinetti, cosa è accaduto? Devo precisare che per quanto riguarda la, l'avaria dell'impianto del serbatoio pensile è dovuta esattamente alla superficialità della società ACA, in quanto noi abbiamo un serbatoio, quel serbatoio serve tutta la parte alta del paese di Ripateatina. Alcune volte questo serbatoio si svuota e la segnalazione avviene in ritardo agli addetti dell'ACA. Il problema si può risolvere, l'ho segnalato per iscritto al 2013 e l'ho risollecitato installando un impianto di telecontrollo in modo tale che la segnalazione arriva immediatamente agli operai dell'ACA e possono tranquillamente intervenire senza far mancare l'acqua al paese. Proprio ieri è accaduto un'altra volta che il serbatoio si è svuotato ed io ho sollecitato il presidente dell'ACA in quanto mi ha comunicato che l'ACA ha provveduto a fare la gara d'appalto per impiantare non solo su Ripateatina ma anche su altri impianti sul territorio un telecontrollo. Mi recherò, come ho detto precedentemente, agli uffici dell'ACA per constatare se effettivamente la gara di appalto si è fatta e si aprono le buste per realizzare questo impianto. Mi auguro che possa ricevere questa notizia, ma non notizia così, testimoniata con carte alla mano, in modo tale che i cittadini possano stare tranquilli. Noi vigileremo ancora su questa situazione qua, perché non è una situazione piacevole per nessuno, no? Qualcuno ha detto che in altre zone c'è l'acqua, purtroppo in altre zone se c'è l'acqua l'impianto proprio idrico è diviso qua a Ripateatina, da una parte ce lo dà la FAR e dall'altra viene da un'altra conduttura. Una spiaggia dedicata agli amici a quattro zampe che grazie all'aiuto e all'intervento dell'amministrazione comunale di Silvi potrà avvalersi della presenza dei volontari dell'associazione Unica Bici. Ieri si è svolta l'inaugurazione con la presenza dei cani della scuola italiana di salvamento che hanno simulato tutte le tecniche di soccorso in mare. Il servizio. Dal momento che questa spiaggia era stata identificata ma solo con il libero accesso, senza nessun controllo, ho chiesto l'autorizzazione e adesso arrivando da Giulianova prevalentemente saranno garantiti i weekend. È possibile che anche durante la settimana riesca a essere presente, grazie anche ai volontari della mia associazione, garantiremo il punto dal punto di vista igienico-sanitario il rispetto di un regolamento. Spesso i proprietari portano i cani liberi senza rendersi conto che potrebbero tra di loro non andare d'accordo. Quindi la nostra presenza è intesa a voler dare una maggior sicurezza alla spiaggia e anche a dare un'educazione, a sensibilizzare le persone a poter gestire bene il rapporto tra il cane e l'uomo, il proprietario, e anche tra cani. Noi oggi siamo qui, siamo stati chiamati dall'organizzatrice per questa apertura di questa spiaggia che si chiama Unica Beach per fare una dimostrazione sia di ubbidienza a terra e sia di esercitazione in acqua. Simuleremo qualche situazione che potrà avvenire durante il periodo estivo, perché noi lavoriamo principalmente sulle spiagge libere, siamo tutti volontari di protezione civile, quindi vedrete delle situazioni che possono avvenire. Siamo presenti anche per poter aiutare chi per la prima volta porta il cane. Prima infatti ho avuto una signora che si è fermata a parlare per chiedere se il proprio cane poteva venire al mare, gli piacerebbe portarlo. È un pastore abruzzese di un paio d'anni ed sarebbe la prima volta che viene al mare, quindi mi ha chiesto di poterla seguire quando verrà. Apre la stagione degli eventi estivi anche il comune di Giulianova, tanti gli appuntamenti, un occhio di riguardo per le manifestazioni culturali che riguarderanno i poli museali e non solo. Il servizio. Anche quest'anno, nonostante le note difficoltà che attanagliano tutti i comuni, tutte le amministrazioni, la nostra cittadina, Giulianova, in particolare l'assessorato alla cultura, ha voluto comunque garantire un programma ricco di manifestazioni, ricco di eventi. E nel particolare noi ovviamente abbiamo tante strutture importanti, tante strutture museali importanti, quindi proprio il polo museale civico,
che garantirà l'apertura per tutta l'estate, a partire già dai primi di luglio fino a fine agosto, e questi interessano le strutture del Torrione della Rocca, la Casa Braga, e per l'apertura della Casa Braga ringraziamo ovviamente l'associazione omonima Gaetano Braga, che da anni ci supporta nell'apertura. Ci sarà l'apertura della Cappella dei Bartolomei, questo per garantire ai turisti e anche alla cittadinanza una risorsa importante, un interesse in più oltre alle vacanze estive intese proprio nel senso di relax. Però questo è importante per la nostra città, per il mio assessorato, abbiamo creduto molto in questa apertura dei musei. Oltre alle tradizionali aperture dei musei, quest'anno in qualche modo garantite, oltre alle visite guidate, il Polo Museale Civico quest'anno ha anche ideato una programmazione di eventi, chiaramente facendo fare uno sforzo anche a tutte le associazioni, a tutte le persone che si occupano di ricerca scientifica, di storia, di arte e anche di musica. In questo il Polo Museale Civico, oltre ad impegnarsi per un rientro della Pinacoteca il più presto possibile, vuole anche cominciare a far rifrequentare dai cittadini giugliesi questo importante luogo. E lo facciamo con questi incontri che si chiamano Giovedì in Terrazza, incontri di arte, storia e musica a Palazzo Bindi, ed è stata possibile grazie alla collaborazione anche qui di associazioni culturali del territorio, in primis Italia Nostra, la sezione di Giulianova, e poi anche con la partecipazione importantissima dell'associazione Gaetano Braga e dell'associazione Accademia Acquaviva, che garantiranno due momenti musicali di alto livello proprio sulla terrazza. Quindi avremo incontri con generazioni di studiosi, proprio per dimostrare e testimoniare che Giulianova è molto ricca di studi. Ora parliamo di un altro evento e torniamo a Pescara. Dal 12 al 14 luglio lo stabilimento balneare Penelope Amali ospiterà la prima edizione del Kart & Beach Summer Event, organizzato dall'ex pilota di Formula 1 Vitantonio Liuzzi. Tanti i personaggi famosi dello sport che saranno presenti. Vediamo. Kart Beach Summer Event, la prima edizione, un evento particolare, tra l'altro con nomi prestigiosi. E sarà un giorno molto intenso dove tanti colleghi e amici verranno qui, trasportivi e personaggi televisivi, a fare due eventi in giornata, di cui la mattinata avremo una gara di kart nel Penny Kart che si costruirà questa settimana a Porto Allegro, nel parcheggio di Porto Allegro, cioè una pista di kart dove avverrà una competizione in tarda mattinata. Poi nel pomeriggio ci sposteremo qui allo stabilimento Penelope Amari qui da noi per avere una competizione di beach volley, per poi concludere la sera con una cena di gala e una festicciola tra amici in cui uno dei miei colleghi Giancarlo Fisichella appunto sarà l'host di beneficenza come a livello di DJ. Ci sarà Massimo Oddo, Jarno Trulli e tanti altri. Poi avremo Marco Simone, Jure Cosir, Rungaldir, Ghedina, Marco Melandri, tanti colleghi sotto ogni aspetto. Ci sarà Patrick Ray a livello televisivo, dovrebbe arrivare una delle veline, quindi un po' di cose miste, un po' di atleti e personaggi del mondo dello spettacolo. Noi facciamo 4-5 eventi all'anno, siamo nati nel 94, abbiamo quasi 80 ore di mondovisione, più di 600 ore di ferita, e quasi 4.000 giornalisti con 230 atleti e l'associazione che abbiamo creato io e il Principe Alberto nel Principato di Monaco. Per l'aiuto dei bambini in tutto il mondo che hanno molto meno di noi, e attraverso eventi che facciamo sportivi, sia calcio, sport diversi, sci, golf, motorsport, abbiamo dei progetti in tutto il mondo che realizziamo. In questa associazione abbiamo anche Tonio da molti anni, che prima di essere un membro è anche un amico, che ci ha invitati qui, non siamo mai venuti in Abruzzo, ci piace moltissimo, per fare questo evento. Spero che sia una delle prime volte per poi continuare magari tutti gli anni a fare un evento qui in Abruzzo. Ora apriamo la pagina dello sport e l'apriamo con una news di calciomercato sul Pescara.
Arlin Ajadi non giocherà nel Pescara Calcio. Il presidente Sebastiani ha atteso fin da ieri la risposta del difensore albanese, che non è arrivata, e si insiste per estendarlo. Nei prossimi giorni nuovo tentativo per l'attaccante argentino Suarez. Parliamo ancora di Pescara Calcio e parliamo anche dell'atteso ritiro. Palena si prepara ad accogliere il Pescara di Massimo Oddo nel piccolo centro in provincia di Chieti. È tutto pronto per il ritiro dei biancoazzurri che partirà il prossimo 14 luglio. Vediamo. Palena ospiterà il ritiro del Pescara dal 14 luglio al 2 di agosto. Sindaco, per il vostro centro una grande soddisfazione, una cartolina incredibile. Sicuramente sì, è un'occasione irripetibile, una squadra di Serie A in un piccolo paese di 1400 abitanti. L'orgoglio di essere qui come primo cittadino mi riempie di gioia, ma mi riempie di gioia soprattutto il Pescara in Serie A e la grande professionalità del patron Sebastiani, che insieme a tutto il suo team, a tutta la sua squadra, a Gianni Lacchè della società dei servizi, a mister Oddo e a tutti gli altri componenti della società calcio, ha permesso che il Pescara venisse a Palena. È venuto a Palena perché fortunatamente è stato da noi 4 giorni l'anno scorso, ci siamo comportati bene, li abbiamo saputi accogliere e questo paga. Metterete a disposizione della società biancazzurra delle attrezzature, degli impianti all'avanguardia, campi in erba naturale e palestre, ci sarà anche un piccolo laghetto e poi alberghi all'altezza. Sicuramente sì, noi abbiamo la fortuna di avere una grande capacità ricettiva, abbiamo un campo in erba dal 2008, curato in una maniera maniacale dalla Polisportiva Palena. Ringrazio tutti quanti gli elementi che ne fanno parte e che ne hanno fatto parte, ma soprattutto, come le dicevo poco fa, abbiamo questa capacità ricettiva che ci permette, insieme al campo, in questo modo di poter ricevere ed ospitare una squadra di così tale livello. Ora ci occupiamo di Teramo Calcio. Nessuno è più determinato di noi. Questo è il claim della campagna abbonamenti del Teramo presentata oggi. 500 euro per le poltronissime, 265 per la tribuna, 190 per i distinti e 120 per la curva. Questi i prezzi interi per la prossima stagione. Intanto sul fronte del mercato si allontana l'attaccante Marco Sansovini ed ascoltiamo adesso il presidente Luciano Campitelli. Presidente, la presentazione di una campagna abbonamenti coincide sempre con l'inizio di una nuova stagione. Dopo un campionato un po' complicato per certi versi, come riparte il Teramo? Riparte nel modo giusto, ma credo che si vede in noi come società e si vede in giro. Vedo un ambiente molto carico, un ambiente molto voglioso, un ambiente che ha di nuovo bisogno di una nuova energia e anche noi la stessa cosa. L'anno scorso il record sotto la sua gestione italiani venduti 611, quest'anno quale obiettivo si pone? Se noi facciamo 612 credo che Teramo dovrebbe essere orgogliosa come città dei propri sostenitori, dei propri tifosi, non tanto per quanto riguarda noi che andremmo sicuramente ad avere un incasso di milioni di euro, assolutamente no, ma giusto perché anche quella è la spinta, è la voglia per poter far sì che anche quest'anno raggiungeremo un cospicuo numero di tifosi che la domenica sta lì a tifarci. Il nome più caldo del mercato è ovviamente Marco Sansovini, c'è già stato un incontro, com'è andato? Marco Sansovini è uno di quei nomi insieme ad altri che potrebbero fare per noi, però ancora non si decide perché è una decisione molto molto importante e quindi dobbiamo ancora capire, vedere. In questi giorni vedremo e capiremo meglio quali saranno le due figure, spero in questa settimana la prima e la prossima la seconda figura che possono fare il nostro caso. A proposito di bomber, l'ultima, vedere la Padula approdare al Milan e Pescara percepire circa 10 milioni di euro fa male? Ma ci fa piacere per la Padula perché come ben
Avete visto, la Padula è rimasto legato tanto a noi. Il giorno che ha firmato per il Milan, il primo messaggio l'ho avuto io, quindi sicuramente non ci fa male. È stato ceduto al suo valore e credo sicuramente che ha meritato questo suo premio andare al Milan. News di calciomercato anche per il Teramo, perché pare si riaprano gli spiragli nella trattativa per l'attaccante Marco Sansovini. Dopo un secondo incontro avvenuto proprio nella giornata di oggi, la trattativa prosegue. Il Teramo spera di convincere il sindaco a indossare la casacca biancorossa. Ora invece parliamo di nazionale italiana di pallanuoto. Il Sette Bellazzurro sta svolgendo un collegiale di allenamenti alle piscine Le Naiadi in preparazione delle Olimpiadi di Rio e noi abbiamo ascoltato il CD Sandro Campagna. Vediamo. Sì, manca tanto Pescara nel panorama della pallanuoto italiana. Ha vinto tanti scudetti, ha rotto l'egemonia del Posillipo, del Savona negli anni 90. È stata campione d'Europa e soprattutto ha giocato forse il miglior giocatore di tutti i tempi della pallanuoto, che risponde al nome di Manelle Stiarte. È un vero peccato, mi auguro che ci siano le condizioni nel prossimo futuro per rivederla in Serie A, perché ha cultura sportiva questa città, ha cultura pallanuotistica e soprattutto è dotato di un impianto che è bellissimo, sia il pallanuoto coperto che la piscina scoperta possono contenere tantissimi spettatori. E quindi mi auguro che possa la pallanuoto ad alto livello ritornare qui a Pescara. Siete qui in Abruzzo per preparare le Olimpiadi di Rio. Che Italia si presenterà in terra sudamericana? Ma un'Italia sicuramente intraprendente, un'Italia che sa quello che vuole, che sa che il percorso olimpico è veramente sempre molto difficile, molto competitivo. Ci sono tante squadre che lotteranno per il titolo o per il podio. E tra queste ci saremo anche noi, andremo con grande disinvoltura, senza grandi pressioni, ma con tanta voglia di far bene. La condanna, tra virgolette, dell'Italia è sempre quella, nella pallanuoto come nel calcio, di dover vincere? Questi sono luoghi comuni, non è che si può sempre vincere, certamente noi entriamo in piscina sempre con questa ambizione, tu la devi avere questa ambizione, poi ci sono anche gli avversari, sono anche molto molto forti, forse anche individualmente più forti dell'Italia. Dobbiamo fare qualche nome, per esempio? Serbia su tutte, poi Ungheria, Croazia, Montenegro, Grecia, Italia, Stati Uniti, Spagna. Ecco, ti ho detto sette squadre che saranno competitive per i giochi. È tutto anche per questa edizione. Il prossimo appuntamento con l'informazione del TG6 torna domani puntuale alle 14. Buonanotte.